Oh, ragazzi, benvenuti in un'altra puntata con Don Vito. Oggi siamo, diciamo, su, diciamo, un tu per tu. Allora, stavo andando su internet per i fatti miei, ma giusto tanto per, qualche giorno fa vidi l'annuncio del Big Geek. Dici, ma il Big Geek ci andai 2 anni fa, era quello gratuito ed era divertente, bellissimo. Ho fatto pure foto con i fancazzisti anonimi e altri youtubers che sono stati educati, ma a parte questo, lasciamo perdere quella cosa. Sapete che Big Geek, il Wondercom, che io ci sarò a Wondercom, ci sarò la domenica. Ho pochi fans, però chi è di Bari, ma raramente credo che ho 2 o 3 fans di Bari, però chi è di Bari potrà tranquillamente vedermi se mi troverà e tranquillamente potremo parlare. Ma a parte questo, la cosa che mi dà fastidio non tanto per il prezzo, che ti dico sì, ma il prezzo, cioè, con quei soldi preferisco andare a Wondercom, mi diverto di più e non c'ho tanta fatica come altre cose. Ma a parte questo, per me personalmente il Big Kick dall'anno scorso fino ad oggi sta facendo parecchio cacate. Cioè, sta facendo abbastanza schifo. Non sto dicendo che il Big Geek è brutto, potete andarci, però personalmente, per il mio gusto personale, preferisco più Wondercom. Se lo mettono gratis o a un prezzo decente, o non fanno cose che personalmente a me non mi è mai piaciuto, cioè, ve lo spiego dopo. Che poi dico, ma a Big Geek parli di videogiochi, fumetti, ci sono persone come i Mates. Personalmente, io seguo giusto Stepney e Studio Power, ma giusto qualche video per farmi 2 o 3 risate, ma non ci vado a fare il fanboy a dire Stepney o Studio Power. Poi Anime Vegas non li seguo perché non sono amante di questo dei due YouTubers. Senza offesa, non sto dicendo che sono brutti, fanno schifo, ma sono gusti, diciamo, o altri gusti di YouTubers. A parte questo, per me il Big Geek sta affondando. Perché? Se parliamo di videogiochi e fumetti nella serie, in questo, diciamo, nell'ambito di questo evento, ci sono stand di fumetti, stand di videogiochi. Ah, ci sta pure stand di Hearthstone. Se sapevo, e il prezzo non era esagerato, perché per 11 euro una giornata e 20 euro 3 giornate è un po' esagerato per me, perché con 20 euro sono le stesse cose il giorno dopo. Sì, ci sta qualcosa di diverso, ma dovete sapere che venerdì, chi è che sta? Venerdì, sabato e domenica. I ragazzi che hanno 18-19 anni che non vanno più a scuola, ragazzi di 23 anni, ma i bambini di 8-9 anni non possono venire venerdì a fare festa per andare a scuola, per andare al Big Geek. No. Quindi già il fatto che avete fatto venerdì, sabato e domenica, potevate fare, che so, sabato e domenica, e ridurre il prezzo dei due biglietti, mettere 8 euro un giorno, 15 euro 2 giorni. Vabbè, sì, poi ti danno una maglia, vabbè, e altre cose del genere. Ma il prezzo è nulla, perché ci ho visto dei prezzi esagerati del VIP Pass. Ma il VIP Pass costa. Il VIP Pass costa, sì. Io personalmente, se io un giorno arrivo a tutti iscritti da poter fare eventi o poter andare, che so, a fiere come ospite, non ci andrei mai al Big Geek, se non è quello gratuito o se no non hanno messo un prezzo decente e giorni e orari in cui tutti possono andare, non i venerdì, sabato e domenica. Personalmente, poi ci sono quelli che sono stati pagati, quelli che sono andati grazie, quelli che gli hanno pagato soltanto il viaggio. Cioè, a me personalmente mi dà fastidio o paga tutti o non paga nessuno. Così in media l'Italia così va avanti. O paghi chi è abbastanza famoso e quelli meno famosi vanno gratis, oppure viene pagato solo il vitto, alloggio e la spedizione, ma niente di cash. Che personalmente, io personalmente, basta che mi paghi il viaggio e l'albergo, sto a posto. Se tu sei un'agenzia, che so, un negozio come un negozio, una cosa che crea eventi di videogiochi e cosplay, eccetera, eccetera, però non è che sei tanto
tanto ricco da permetterti di invitare tanti youtubers, basta che paghi la vitto alloggio, che poi sono di Sant'Elmo, provincia di Bari, quindi se diventerò famoso, 7,90 euro ti verrà il biglietto per il Pullman. Però a parte quello, a parte le cazzate e gli scherzi, come posso dirvi? C'è stato il VIP pass, ci sta. È una cosa che mi fa schifo. Non perché ci sono certe persone che... ci sono persone che attualmente sono simpatiche. No, no. Sta Maurizio Melluzzo. Io vorrei fare la foto d'autografo con Maurizio Melluzzo, ma purtroppo non ci sta l'occasione. E 40 euro il VIP pass. Non lo pago. Se non sbaglio, il VIP pass si paga pure, non so per quali altri YouTuber, se non sbaglio, pure per i mates. Però per me, personalmente parlando, che seguo solo Suri e Stepney, ogni tanto qualche video giusto per farmi due risate, ma giusto così, tanto per... Vabbè, sono pure iscritto ai loro canali per dargli più, diciamo, più iscritti, ma ve l'ho detto, lo vedo giusto tanto per... Mi sono iscritto qualche mese fa, ma a scazzo. E non sono un suo fans perché non seguo tanto Minecraft, anche se di vera riga voglio imparare a giocare a Minecraft perché purtroppo sono un lampo. A parte questo, ci stava, se non sbaglio, mi devo ricordare il nome preciso, se non sbaglio, ah, Emanuele Casto. Emanuele Casto è un cantante, se voi sapete, da grande sarà il frocio, vabbè, quella canzone là. Il suo VIP pass non mi ricordo, ma era un prezzo assurdo. Ti daranno sempre la maglia, eccetera, eccetera. Però, per un cantante, 150 euro per Emanuele Casto, o Immanuele, non mi ricordo come si chiama. 150 euro il pass. Se non sbaglio, o è 150 o... No, 150 euro il pass. Allora, il pass. Io con 150 euro, personalmente non ti vado a vedere, non vado a vedere Emanuele Casto. Con 150 euro preferisco aspettare un altro concerto di beneficenza di Andrea Bocelli e andarmene a Milano o a Torino, dove sta, che con low cost posso spendere 50 euro andata e ritorno. Con un altro 100 euro mi vado in un ostello per 2 giorni e sono altri 50 euro. Pago 25 euro in ingresso, che questo è da andarmene in beneficenza, però vedo Andrea Bocelli con 125 euro e ho risparmiato 25 euro. Cioè, lo vedete il meccanismo, che ci sono altre cose? Cioè, per... Ok, che a qualcuno può piacere quel cantante, però 150 euro il VIP pass, cioè, come... Io mai farei una cosa del genere, mai vorrei essere fatti il VIP pass. Anzi, personalmente, se io vado a fare una volta un evento, quanto sarà che avrò tanti iscritti e sarò abbastanza famoso, mi dice un fan, se io ho pagato 80 euro il VIP pass per vederti a te, a me mi girerebbero le palle, ma... Forte, ma sono stati invitati, ma a me non mi interessa che sono stati invitati. Cioè, ci sono altri eventi di come a Wondercom, vabbè, certi sono stati pagati a Wondercom e certi sono andati gratis, ma a parte questo, che dirvi, cioè è inutile, cioè, mi fate andare un cantante che a qualcuno piace. Non a tutti, a qualcuno piace. Che poi ho visto sulla pagina YouTube, che ha una pagina YouTube che canta questo qui, che vabbè, lo sapete, quello io sarò da canzare, lo frocio, eccetera, eccetera. E ha pochi iscritti. Cioè, se voi volete pagare un VIP pass 150 euro, mettete, che so, Caparezza, ma Caparezza non credo che accetterebbe questa cosa perché 150 euro lui non lo farebbe mai, non lo farebbe mai un VIP pass per andarsi per fare le foto con Caparezza a 150 euro, non lo farebbe mai. Ma ve l'ho detto, un nome così più famoso di Emanuele Casto, Emanuele Casto come si chiama là, che dirvi, non mi è piaciuto il Big, cioè il Big Geek 2 anni fa era bello, l'anno scorso è iniziato a cadere. Oh, quest'anno ha fatto proprio schifo. Che poi se io voglio andare, che so, 2 giorni, non posso, devo scegliere, obbligato di godere 3 giorni per andare 2 giorni. O se no, se ci devo andare un giorno, 11 euro per l'ultimo giorno. Cioè, ma non serve a un cacchio. Che poi hanno
fatto male i calcoli. Se sono 11 euro un giorno, 3 giorni 33 euro, dovrebbe costare 25 euro e non 20 euro l'ingresso. Dovrebbe fare sconto di 6 euro. Quindi già avete sbagliato con i calcoli. Vabbè, ci stava il torneo di League of Legends, Hearthstone, Counter-Strike. Personalmente Counter-Strike non l'ho ancora provato del tutto perché non so per quale motivo non riesco a giocarci. Però Hearthstone volevo farci pure io qualche partita. Spero che a Wondercom ci saranno i tornei di Hearthstone o i tornei di League of Legends. Poi devo andare a vedere bene perché a Wondercom non ci sono limiti di biglietti, nel senso puoi prenderne quando ne vuoi perché. Io quando andai a Wondercom il giorno prima feci il biglietto che era sabato e domenica andai a Wondercom. Quindi se volete a Wondercom io ci sono. Purtroppo non mi travestirò perché non ho nessun cosplayer ancora anzi, ce l'ho in mente uno, però purtroppo per soldi non posso farlo, cioè mi serve abbastanza soldi da mettere da parte per farmi il costume ad hoc. Che dirvi? Mia sorella purtroppo ci andrà a Big Geek con le sue amiche perché a Wondercom non può l'amica sua e vabbè, ma la cosa vi dico io. Siamo sicuri che gli eventi di videogiochi, anime, cosplay, Tizio e Kai Sempronio sono belli adesso che si paga per entrare quando prima era pure gratis, come vi ho detto prima a Big Geek, che poi dico sì, un prezzo 7 euro una giornata, 11 euro due giornate, sabato e domenica, ok, ma non venerdì, sabato e domenica. Di sicuro il venerdì ci saranno poche persone, perché vanno tutti a scuola. Il sabato diciamo che un giorno di festa lo fanno, la domenica potete avere tanta folla. Se potevate farlo, che so, di più verso l'estate, Big Geek, così a venerdì, sabato e domenica, è sicuro che avevate tanta gente. Vi sto facendo pure un po' di marketing e voglio essere pagato perché vi sto dicendo di fare questa cosa, quindi mi dovete pagare perché ho fatto un po' di marketing. Ma a parte gli scherzi, non è che. Peccato ci saranno. Vabbè, Maurizio Melluzzo, poi mi sono scordato come si chiama questa ragazza che è una violinista, l'ho vista poi su YouTube, è brava. È pure carina, ciao. Se per caso vedi questo video un giorno quando usciamo, vabbè. Parte queste che sono cose mie personali che non credo che questa ragazza accetterà. Che dirvi? Per me il Big Geek ha sbagliato alla grande, ma nel senso proprio l'ha fatta fuori d'accesso. Lo so. Forse mi criticherete perché sto offendendo il Big Geek, ma non sto dicendo cose brutte o contro il Big Geek, nel senso Big Geek merda, Big Geek chiudi, Big Geek non ci deve essere più. Sto dicendo soltanto a Big Geek di, come posso dire, di rallentare, di diminuire il prezzo. Non è come, che so, a Lucca Comics, che a Lucca Comics ho visto il video di Zeb89 e fa schifo, cioè. Hanno i soldi a Lucca Comics, però non mettono un sacco per assorbire l'acqua e per poter passare le persone per andare a bagno. No, ci mettono le travi di legno. Che dobbiamo fare? Super Mario là. Ecco perché il prezzo 11 è un po' esagerato, cioè mettilo a 5 euro un giorno e 12 euro 3 giorni, così molte persone verranno di più perché dice ah. 12 euro, 1 euro in più, però ci sono 3 giorni e avrete più influenza di gente. Che poi, senza offesa a Emanuele Casto, non so se questo VIP pass di 150 euro è solo per i Big Geek o ti hanno pagato, però dai, 150 euro per te è un po' esagerato, ammettilo. Ma a parte questo. Vi saluto perché non so più cosa dirvi. Io non sono stato offeso, non sono stato offensivo, non sono stato volgare, non sono. Cioè, qualche parola ce l'ho detto. Non sono andato contro i Big Geek, ma vi dico soltanto. Per me, personalmente, Big Geek sta affondando. Speriamo il prossimo anno avranno visto questo video e si riprenderanno. Ma attenzione, non sto dicendo che i Big Geek. Che se non mi piace Big Xenio, che non mi piace il cosplay, non sono come uno YouTuber che offende gente random o i cosplay per un evento che purtroppo hanno fatto cose brutte a certe persone e non si fa.
riguardando un'amica mia che non ha tanta abilità di muoversi, cioè si riesce a muoversi, però in certi casi non ce la fa e quindi ha bisogno della sedia a rotella. Ma non sto facendo come quello youtuber che offende, io sto solo dicendo al Big Geek di rallentare e di fare qualcosa di nuovo, cioè, come posso dirvi? Mettete, come ho detto prima, il prezzo a un numero inferiore del costo, nel senso anziché 20 euro 3 giorni lo mettete a 12 euro, lo mettete 5 euro da un giorno, almeno così chi vuole andare su una giornata spende 5 euro a posto. Ma attenzione, non sto dicendo nulla di offensivo, chiudo qua se non diventa troppo lungo, i tagli non li faccio perché credo di non farò mega montaggi, lo editerò, poi lo metterò direttamente su YouTube. Oggi è sabato, lo metterò domani, quindi domenica. Non voglio essere offensivo, non voglio essere contro nessuno, cioè se ci andate a Big Geek a me poco importa, se ci spendete i soldi per Maurizio Merluzzo 40 euro, vabbè, ci sono altri eventi che potevate andare gratis oppure pagate l'ingresso e avevate fortuna di trovarlo Maurizio Merluzzo, o con quei soldi vi mettete da parte e vi andate in un posto più lontano e trovate altre persone più famose, che poi sì, ci saranno altri cosplayer, ci saranno le stelle di Okuto o Tuco, non mi ricordo, scusate se vi ho storpiato il nome del gruppo, che sono persone che cantano cartoni animati giapponesi, quindi gli anime, e sono bravi, però che loro ovviamente sono stati pagati perché loro lo fanno per lavoro, cantano quelle cose sia per divertimento, ma io ho detto con 20 euro 3 giorni, poi 40 euro i VIP pass, ma 40 euro non 3 giorni, 40 euro sono una giornata che potete andare al VIP pass, nel senso potete andare solo quella giornata, cioè, ma dai, se il video vi è stato utile, per come l'ho pensata io, ditemelo nei commenti e ditemi la cosa che non vi è piaciuta del Big Geek dell'anno scorso e quest'anno. Che pure in un video random che feci con gli amici mentre giocavo, dissi che il Big Geek non mi era piaciuto l'anno scorso. Quindi avevo pensato da molto tempo questa cosa. Ci vediamo a Wondercom, che per fortuna in Wondercom sta a 7 euro una giornata. Io ci andrò solo di domenica e purtroppo i soldi non ne stanno assai. Se qualcuno, quelle poche persone famose di Bari, cioè i miei fans di Bari che sono andati a Wondercom, mi possono tranquillamente vedere e salutare se a qualcuno gli piace. Ma bande ciance. Ci si vede al prossimo video e il prossimo anno, organizzatore del Big Geek, non fare più seccacate perché io personalmente i VIP pass mi ci pulisco io.